Dunque, siamo arrivati a una svolta del nostro programma di storia, e svolta che poi ci farà acchiappare un argomento, diciamo, chiamiamolo così, una sezione del nostro programma di quest'anno che ci porterà fino alla fine dell'anno, appunto. E sto parlando di una parte della storia di Roma che però riacciufferemo poi nella prima parte dell'anno successivo, dell'anno prossimo, ok, in seconda. Oh, per prepararvi a tutto questo, volevo farvi vedere molto velocemente, intanto in questa video lezione, che cosa si intende per storia di Roma, perché vedete, come vedete, è una storia di circa 1000 anni, quindi insomma dentro c'è parecchia robetta, La civiltà romana non è limitata nel tempo come quella etrusca, no? Chiaramente. Poi ovviamente ha segnato la storia non solo della nostra penisola, ma come potete vedere di tutto il bacino del Mediterraneo. Ecco, quest'ultima parte, quest'ultima mappa, vedete in rosso, ci mostra i territori che poi durante il periodo imperiale Roma amministra e domina. Quindi come vedete, il mare Mediterraneo era realmente, come dicevano i romani, no? Il mare Nostrum, cioè tutte le sponde del Mediterraneo, anche parecchia roba oltre, fino addirittura all'isola, alla Gran Bretagna, erano di Roma. Bene, diciamo che sapete, io non sono un fanatico delle date, però alcune date sono importanti, almeno tre, va, in questa linea del tempo. Diciamo che la questione delle origini è, come vedrete poi nella prossima video lezione, legata ai miti, a una leggenda, anche perché di fonti importanti non ci abbiamo molto, non abbiamo fonti scritte, tra l'altro, delle origini di Roma, se non molto successive. Nei secoli successivi i romani si inventarono, no? Visto che Roma stava diventando importante, un mito di fondazione, così come tutte le civiltà antiche avevano ideato, no? Proprio per rendere, no? La nascita di questa città illustre, insomma, no? C'entrano degli dei, degli eroi, come vedremo, no? Quindi, bene, diciamo che la storia di Roma può essere divisa in tre grandi sezioni. La prima, forse è quella meno estesa nel tempo, va da una data fatidica, che è il 753, ovviamente avanti Cristo. Qui vedete l'anno zero, che è la nascita di Cristo. Nel 753, dice il mito, Roma viene fondata. Va bene, poi vedremo come, da chi e perché. E la Roma monarchica arriva fino al 509 avanti Cristo. Quindi sono insomma circa un po' meno di 200 anni in cui Roma fu, come del resto tutte, succede, no? L'abbiamo visto in quasi tutte le civiltà che abbiamo visto, direi proprio in tutte, comprese le polis greche. C'è un primo periodo monarchico dove chi comanda, appunto, è un re, magari affiancato, come vedremo, da un consiglio di anziani, ma questo è un discorso che faremo successivamente. Quindi, nel 509, con gli avvenimenti che andremo a vedere, finisce la monarchia e inizia il lungo periodo della Repubblica. La Repubblica è un altro modo, no? Come sappiamo bene, di essere governati da parte di una città, ma in questo caso una nazione come quella romana, e dal 509 fino al 30 avanti Cristo, quindi un bel po', come vedete, un bel po' di anni, di secoli, scusate. E nel periodo della Repubblica, tra l'altro, apro una parentesi, Roma, vedete, compie, diciamo, la sua espansione importante, no? Per ora limitata a queste zone, no? A queste zone del Mediterraneo, fino praticamente a diventare padrona di questi territori rossi. Quindi il periodo della Repubblica è un periodo felice di Roma, di grande espansione. Però alla fine, come vedremo, di questo periodo, ecco, soprattutto nell'ultimo secolo, Roma poi visse dei problemi dal punto di vista politico, che addirittura portarono alla guerra civile i romani, ma questa è un'anticipazione eccessiva. L'ultima fetta, chiamiamola così, della storia romana, invece, è il periodo dell'impero. Appunto, si passa, vedete, strano pendolo, no? Potere di uno solo, il re, repubblica con una serie di organismi tipo quelli di Atene, no? Tanto per capirci, molto, che vedono figure politiche che amministrano la città
la gestiscono politicamente numerose. E poi di nuovo, però, dall'anno dal 30 avanti Cristo, una concentrazione del potere nelle mani di una sola persona, praticamente, che è appunto l'imperatore. E questa è la parte dove Roma raggiunse, vedete, la sua massima estensione. Diciamo che dal 300, qui ormai gli anni sono dopo Cristo, quindi non dico più avanti Cristo, dal 300 in poi possiamo cominciare a parlare di crisi dell'impero romano. E fino a che, appunto, l'avete sicuramente incontrato in altre parti, in altri momenti della vostra carriera scolastica, fino a che nel 476, sotto l'onda d'urto delle invasioni barbariche cosiddette, no? Ma soprattutto di una crisi interna, sia economica che politica che sociale, l'impero romano finisce. Quindi nel 476 è l'anno in cui finisce l'impero romano. Vi dirò di più, quella data sarebbe carino ricordarsela, perché gli storici dicono che lì finisce proprio tutta l'età antica. Quindi tutto quello che abbiamo studiato dall'inizio della storia, no? Da quando l'uomo inventa la scrittura, fino appunto alla caduta dell'impero romano, il famoso 476 d.C., è età antica. Da lì in poi si parla, ma questo lo vedremo ovviamente il prossimo anno, si parla di Medioevo, quindi il Medioevo che durerà un altro migliaio di anni, fino al 1492, la scoperta dell'America. Vabbè, ma questa è un'anticipazione assolutamente folle. Diciamo che quest'anno noi arriveremo, se siamo bravi, arriveremo da queste parti, più o meno alla crisi della Repubblica e al fatto che la Repubblica poi, attraverso una metamorfosi politica, come vedremo, diventerà impero. Quindi ci abbiamo di fronte in questo, mese e mezzo scarso, un lavoro che prevede, insomma, la conoscenza di una serie di avvenimenti non di poco conto che ci accompagneranno nella conoscenza di queste prime due sezioni della storia di questa grande potenza culturale, civile e militare che sarà Roma. Quindi ecco, guardatevi bene questa, così come primo approccio, questa mappa e questa linea del tempo soprattutto, e buon appetito. E ci vediamo nella prossima puntata, quando cominceremo invece a dare un'occhiata a una bellissima favola, perché il mito questo è, una grande leggenda: Romolo, Remo, Rea Silvia, Marte, vabbè, insomma, forse ne avete già sentito parlare. E che a parte questo mantello mitico, però nasconde per noi che dobbiamo venire a conoscenza, imparare, no, delle cose scientificamente fondate sulle origini effettive di questa città, ci dice anche qualche cosina, cioè sotto il velo della favola c'è anche qualche verità storica, come sempre succede per tutti i miti del mondo. Bene, per il momento è finita, la lezione è finita, e quindi riguardatevela bene e ci vediamo la prossima volta. Grazie dell'attenzione.